anche oggi. Un focolaio che è scaturito prevalentemente all'interno delle famiglie, dove nel giro di 15 giorni i contagi sono saliti da 11 a quasi 100. Scatta l'allarme a Fermignano, dove il numero di casi in continuo aumento pone il comune al terzo posto nella provincia, subito dopo Pesaro e Fano, per quantità di positivi, che solo ieri sera erano 84, mentre già questa mattina sfioravano i 90. È un picco che stiamo monitorando e che teniamo sotto controllo, ma che ci preoccupa perché un numero di casi così elevato non lo avevamo mai riscontrato, afferma il sindaco Emanuele Feduzzi, che dice di essersi già confrontato con il prefetto La Polla e con il responsabile dell'area vasta Carlotti per definire tre azioni fondamentali per domare la corsa del virus. Uno, maggior controllo da parte delle forze dell'ordine all'interno del nostro territorio, quindi verificando la veridicità degli spostamenti e soprattutto evitando, scoraggiando le persone ad uscire di casa magari per cose futili. E la seconda sulle aziende, essendo Fermignano una delle zone industriali più importanti della nostra provincia e avendo 2.000 persone che vengono da fuori del paese appunto per lavorare all'interno delle nostre aziende, oggi ASU ha iniziato un controllo a tappeto sulle varie aziende per verificare le procedure che siano corrette, quelle anticontagio all'interno delle proprie aziende. La terza appunto è un'opera di sensibilizzazione ancora più forte sia nei confronti dei ragazzi ma soprattutto delle famiglie, perché abbiamo verificato che il contagio è intrafamiliare, quello che sta accadendo qui nel nostro territorio, quindi di conseguenza abbiamo fatto queste tre azioni importanti. Nei prossimi giorni poi ci rincontreremo con il prefetto ed ASUR per fare il punto sulla situazione e valuteremo l'andamento della curva dei contagi, continua Feduzzi. Qualora quest'ultima non scenda, decideremo se sarà il caso di eventuali restrizioni. Nel frattempo il sindaco invita la cittadinanza a rimanere in casa. Certamente è che non ci aspettavamo numeri così importanti, perché avevamo finora rispettato tutti quanti i canoni che ci venivano dati, le disposizioni date dai vari DPCM. Ovviamente ora questa cosa dovremmo essere un pochino più ferri su tutti i controlli soprattutto, e ripeto, cercare di stare a casa e non uscire per motivi futili o per qualsiasi cosa.